Questo pony l'abbiamo chiamato Aurora. No, è un maschio Aurora. No, Titti. Questo è il nome da fare. Che Titti non è il maschio. Lo sapete voi, però secondo me non lo so. Che bello. È un maschio, non è una femmina. Guardate che belli occhioni! Oh, che belle orecchie! Madonna mia! Non fare vedere il suo figlio. L'ho fatto vedere. Sei famoso! Oh no! E da questa parte, ragazzi, ci sono i bufali. Che, voglio, che io sono vestito di rosso, poi sono, che non so, quindi sono, sarò un uomo. Bufali! Che belle, le bufale! Ha ragione lì il cameraman. Quelli che fanno la latte si fa la mozzarella di? Bufala. Esatto. Hanno la loro piscina privata. Questa è la piscina. Ehi, se è alta più, se è tanto alta ci vuole il bagnino qui, eh. Io secondo me è lui il bagnino, vedi quello che ti vuole. Sì, ci fissa. Ci fissa. E ragazzi, seguitemi da questa parte se volete vedere. Ciao Titti, quel bufalo si sta fissando in modo strano. Mangia il ginocchio. Ragazzi, siamo arrivati dagli asini. Questo qui sembrerà un normale asino, ma in realtà è un mulo. I muli non si riproducono, non si riproducono. Quindi non fanno figli. Non fanno figli? Sono ibridi, si dice. Sì, eh? Non so cosa vuol dire. Ibrido vuol dire che, non fa, che è un incrocio. Ha ragione la camera. È la prole tra chi? Di tra due differenti specie. La cavalla in genere, sì, e il maschio di asino, un maschio di asino. E l'asino, se uno ti dice un asino. Ma secondo me comunque se si accoppiano poi si riproducono, con una cavalla sicuramente nasce qualcosa. Questo bisogna chiedere a un veterinario. Comunque c'è scritto la storia, se volete zoomare, fermare, qui c'è scritto il mulo. Dice no, c'è proprio scritto, è sterile. C'è scritto che è proprio sterile, quindi vabbè. Comunque è bello, sono bellissimi i muli. Venivano usati quando? Molto per i lavori, una volta, per i lavori, perché è un animale molto forte, ha tanti muscoli. Quando se uno ti dice. Già. È bello. C'è questo qui, un grigio. E c'è quello anche il nero e c'è uno solo rapido. E non è proprio rapido, è una differenza. Mi pettono i capelli con gli appoggi. Oh, gli ho portato via il cibo della gabbia. Vuoi? È per noi. Questo è un cavallo grande, con le mosche da tutto. Si gratta, certo. Vabbè. E comunque ragazzi, adesso noi ci vediamo dalle capre. E gli asini! C'è un mulo e due asini. Un mulo e due asini. Quelli sono i due asini. Ragazzi, qui abbiamo il mulo e l'asino sardo. A dir la verità, a me piace più questo qui che è l'asino, perché guarda che bei colori. Il mulo è sempre bello, però è un po' piccino, più con dei colori più. È più scuro, ma è bello anche lui. Sì, ha ragione il cameraman. Questi sono gli asini sardi, che bello! Ciao Kiki! Mi tocca il figurino! Anche Franci! Ma quello è sopra il figurino! Può dare un calcaccio! Mi spera, li puoi toccare qua!
Lì c'è una mucca. Questo che cos'è? È un pony. Scrivete nei commenti se vi piacerebbe avere un animale del genere, raga. Secondo me tutti diranno di sì, secondo me. E scrivete anche se vi piacerebbe avere o il mulo o l'asino. Secondo me scelgono tutti l'asino. Ciao ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Lasciate 300 like se volete un altro video del genere. E per oggi io vi saluto. Ciao ragazzi. Ciao.